Una buona serata, ben ritrovati da Speciale News Web24, prima serata. Dunque, eccoci in onda, seppure con un po' di ritardo rispetto al tradizionale orario delle 19. Questo perché siamo arrivati proprio pochi minuti fa dall'Istituto Tecnico Economico Dante Alighieri di Cirignola nel Foggiano, dove questa sera c'è stata la presentazione del libro di Francesco Giorgino dal titolo Alto Volume, Politica, Comunicazione e Marketing. È stato ospitato dall'Istituto Fantino, diretto dal dirigente professor Salvatore Minino. Con la collaborazione di Chiara Castaldi è stato realizzato l'evento insieme al corso serale diretto dalla professoressa Lucia Nico. Erano presenti anche il responsabile dell'ufficio scolastico della provincia di Foggia, episcopo, il vescovo della locale diocesi, Monsignor Luigi Renna, che ha salutato affettuosamente Francesco Giorgino. Noi siamo in grado di farvi ascoltare una intervista che è stata rilasciata durante la presentazione del libro al nostro telegiornale, in cui abbiamo parlato di etica e rispetto dell'informazione. Ecco che cosa ha detto Francesco Giorgino ai nostri microfoni. Allora, volevo chiedere a Francesco, prima abbiamo parlato di etica, di informazione, all'etica aggiungerei anche il rispetto, perché sicuramente la lezione di Donald Trump, che ha fatto una battaglia nei confronti degli organi di informazione ogni volta che dice delle cose, volevo chiederti, Francesco, se questa battaglia esiste anche per i nostri media, anche nei confronti. Sì, ottima domanda. Allora, io sono cresciuto con l'idea che il giornalismo non debba essere militante. Intendiamoci, anche in altri lavori io ho sostenuto la tesi che l'oggettività non esiste, cioè la conformità piena della rappresentazione all'oggetto rappresentato non esiste, d'accordo? Perché c'è un assedio della soggettività persino nella fase di osservazione della realtà, il nostro occhio è selettivo, quindi figuriamoci se può essere oggettività nella interpretazione e nella descrizione. Nel momento in cui scegliamo una parola piuttosto che un'altra, già stiamo facendo un'operazione soggettiva dal punto di vista dell'applicazione del significato. Può esistere l'obiettività orientata allo scopo, quindi l'osservanza di alcune regole. Non mi è mai piaciuto il giornalismo militante, non mi è mai piaciuto il giornalismo che asseconda la logica del pregiudizio più che del giudizio, cioè del giudizio dato prima che i fatti si sviluppino. Devo dire che sono obiettivo in questo, cioè cerco di essere non oggettivo ma obiettivo. Insomma, non è che le chiavi interpretative del giornalismo americano prima delle elezioni di Donald Trump siano state aperte rispetto a prospettive altre, rispetto a ciò che il politically correct americano indicava. Io ho letto tanti articoli fino all'ultimo momento di autorevoli giornalisti che tifavano spudoratamente per la vittoria di Hillary Clinton e non di Donald Trump. Quindi non lo sto giustificando, perché non è giustificabile il gesto di un presidente degli Stati Uniti che mette fuori dalla sala stampa della White House i giornalisti, però non si può neanche interagire con soggetti che, avrebbe detto Umberto Eco, producono diciamo, decodifica aberrante, cioè delegittimazione preventiva per il semplice fatto che non vogliono accettare una realtà che invece è stata accettata dagli elettori. Cioè, qui vengo anche ad integro anche la risposta alla domanda precedente, cioè gli elettori bisogna rispettarli, il voto popolare è sacro. Poi possiamo discutere sulle ragioni per cui il voto va in una direzione o nell'altra, se uno ha gli strumenti a disposizione si può, e non è il compito del giornalismo, è il compito della politica, fare in modo che gli elettori cambino idea, e tra l'altro in Italia cambiano idea anche molto in fretta. Quindi, diciamo, fare questo non è che io posso dire che non è legittimo che non accettare la volontà popolare, perché questa è la base della democrazia. Quindi un po' più di rispetto avrebbero dovuto averlo di queste elezioni, che sono state anche elezioni, diciamo, anche facilmente interpretabili, considerando la capacità che Donald Trump ha avuto di stabilire forme di
internazionale. Infatti, quando io dico che la crisi di mediazione del giornalismo è anche una crisi di credibilità, okay, e dico questo, cioè che noi per recuperare il ruolo di mediazione tra la realtà e il pubblico dobbiamo essere credibili, anche se noi andiamo avanti solo portando avanti un'idea, una cultura, un approccio, ci sarà una parte che dirà ma guardi, lascia perdere, faccio da me che è meglio, e questo sarà un grande danno per la pubblica. In breve le altre notizie di questa sera. È cominciato a Verona il discusso forum, anzi più che forum, congresso mondiale della famiglia. L'intervento più deciso è stato quello degli organizzatori, che dicono gli omosessuali vanno curati, se no per loro c'è l'inferno, follia. Questo non è il pensiero degli organizzatori e ci dissociamo da chi strumentalizza una situazione ad alta densità mediatica per attirare le telecamere sui temi che non sono in programma e non interessano il nostro dibattito. Dall'altro ricordiamo che in questi 3 giorni ci sarà anche il ministro dell'interno Salvini insieme ad altri 2 ministri che diranno la loro su questo contestato forum, oggetto di polemiche anche a livello politico. Caso Brexit adesso, perché la Camera dei Comuni britannica ha bocciato ancora l'accordo della Premier May con l'Unione Europea, 344 no contro 288 sì, condannandolo in modo definitivo. A questo punto da lunedì prossimo la parola torna al Parlamento con la seconda fase dei voti indicativi. La Premier May ha accusato il Parlamento di non avere un piano, avendo detto no al suo accordo, e considera grave la decisione che è stata presa. In chiusura la pagina sportiva, il calcio è in corso mentre andiamo in onda. L'incontro di campionato valido per la 10ª giornata del girone di ritorno tra Chievo, Verona e Cagliari. Risultato al momento, quando mancano pochi minuti al termine del primo tempo, è di 0-0. Ulteriori notizie, così come anche approfondimenti sulla presentazione del libro di Francesco Giorgino, domani nella nostra edizione del mattino di speciale News Web 24 del sabato. Grazie a tutti per averci seguito e a tutti voi e a tutte una serena buona notte. A domani!